parole che sono state dette dal dottor Vaccaro sono delle parole profonde sulle quali tutti noi dovremmo seriamente molto riflettere, soprattutto per un dato che secondo me emerge evidente più di tutti gli altri, e cioè che il concetto di legalità non è un concetto che piove dall'alto, che scende dal cielo come se fosse qualcosa, uno spirito che deve infondere i nostri cuori, ma il concetto di legalità è qualcosa che deve essere condiviso. Legalità è condivisione, è vivere ogni giorno nel nostro piccolo quei piccoli momenti che ci permettono di affermare il rispetto delle regole e della convivenza civile. La morte di Giovanni Falcone e degli uomini della sua scorta non è stato un gesto inutile, non è stato un momento che è trascorso inutilmente nella storia della Repubblica Italiana, ma è stato un momento fondante, è stato il momento in cui la coscienza civile di tutti gli italiani è stata scossa in maniera profonda, in maniera convinta, della esigenza di reagire di fronte alla protervia dei fenomeni mafiosi. Questo monumento, che è stato simbolicamente eretto a pochi passi dal Palazzo di Giustizia, non è soltanto una pietra e una massa di acciaio, ma è qualcosa di più. È un simbolo che esprime solidità, che esprime fermezza, che esprime decisione nella lotta a ogni forma di criminalità. Perché la criminalità non è soltanto quella mafiosa, quello è il momento apicale, il momento di maggiore espressione di un fenomeno delinquenziale, ma la criminalità è quella che ogni giorno ci asfissia e ci assilla in tante e molteplici manifestazioni, che rendono il vivere civile letteralmente impossibile, che soffocano l'economia di questa città e che non le consentono di avere il ruolo e la dignità che meriterebbe e che meritano i foggiani. Si dice solitamente fuggi da Foggia, non per Foggia ma per i foggiani. Io non credo affatto in questo detto, che svilisce Foggia e svilisce i suoi cittadini, che invece sono persone generose, persone che vorrebbero vivere meglio, vorrebbero avere una realtà nella quale poter realizzare i propri sogni, far vivere bene i propri figli e non lasciare questa città. Ma purtroppo una serie di condizioni è in testa a tutte. Una criminalità sempre più aggressiva e sempre più asfissiante rendono ogni giorno sempre più difficile raggiungere questo obiettivo. Ma le cose stanno cambiando, le cose stanno assumendo un verso e una direzione diversa, c'è una consapevolezza maggiore, c'è una dignità maggiore nei rappresentanti delle forze dell'ordine, della magistratura, nelle istituzioni tutte, che hanno deciso di giocare fino in fondo questa partita. E come ha detto il signor Ministro dell'Interno quando è venuto ad inaugurare il centro per il reparto per la prevenzione crimine a San Severo, con una immagine molto bella che mi ha colpito profondamente, ci ha ricordato una cosa essenziale: che il bene ed il male esistono, come esistono i buoni e i cattivi, e i buoni, ci ha ricordato, servono per combattere i cattivi e il bene serve per combattere il male, e alla fine il bene e i buoni vincono sempre. Grazie.